Siete impazziti! Se qualcuno vi sente, lo sapete che cosa succede? No, cosa? Scusate, è qui che c'è il barista che fa i miracoli? Ragazzi, sì, però fatti chiare amicizia lunga, eh? Pagamento in contanti e non siamo convenzionati con la mia. Va bene. Prego, circolare. Grazie. Il santino del santone, offerta libera! Cioè, minimo 2 euro. Ah, perfetto. Ah, guardi che è benedetto direttamente dal maestro, eh! Il santino del... 2 euro, non perfetto. Non a me. Pure a lei, perfetto, signora. Uno pure a me, grazie. Benissimo, vediamo, sì, perfetto. Vediamo. Ecco il santino. Ah, se qualcuno volesse il manifesto, glielo posso anche stampare. Perfetto, un manifesto per la signora. Grazie. Anche il manifesto è benedetto direttamente da... Vedrà che la crania sacrale è un... Magari ci vorrebbe proprio un miracolo. E voi chi siete? E stiamo aspettando il nostro turno. Ah, ma io ricevo solo per appuntamento. Ma mica siamo qui per lei. Ah, no. No. E per chi? Per lui. Per chi? Avanti il prossimo! Leo? Vieni qui. Oh, Carlottina, sei tornata a casa finalmente. Senti, vuoi un santino del santone? Te lo regalo a te, sette. Chi è questa gente? Ma il santino... E perché avete occupato impunemente il mio studio e la mia casa? Non c'è l'alternativa. Il barone non ha la licenza per la taumaturgia. La licenza per la taumaturgia? Se è per questo è scaduta anche la licenza per gli alcolici. Vi do 2 minuti per andare fuori di qui. Ti prego, Carlotta, 2 ore. 2 ore facciamo tutto. 2 minuti? E tu sai che sono in grado di fare un casino. E voi, signori, perdonate, ma se state poco bene, forse, dico forse, dovreste farvi vedere, non so, da un dottore, non da un barista. A lui fa i miracoli. Allora, io non voglio ripeterlo di nuovo. Fuori di qui in 2 minuti. Ho anche una cliente che mi aspetta. Grazie, Leopoldo. Vabbè, ragazzi, avete sentito. Fuori tutti. Signora Esther, sono mortificata. Le faccio subito il massaggio anche con un piccolo sconto, eh? Se non le dispiace, a questo punto vorrei farmi vedere dal maestro anche io. Mi raccomando, per contatti e ospitata televisiva dopo la diretta, faccia riferimento a me, Leopoldo Fardelli, agente Il Santino del Santone. Perfetto, ma non me la faccio scappare, questa è l'occasione della mia vita. Grande! Maestro! Sì? Io sto come prima. Ma non è possibile, buon uomo, io ti ho imposto le mani. E a me mi è venuto l'artrite. Oh, mamma mia, adesso! Senta, lasci stare il maestro, per cortesia. Io ho parlato col medico curante. Leopoldo, per favore, ti prego, Leopoldo, fai parlare il signore, prego. Grazie. Quel ragazzo aveva solo una sindrome psicosomatica e non c'è stato nessun miracolo. Lei mi sta dicendo che le mie mani non hanno alcun potere? Io che ne so. Senta, ha già detto abbastanza, eh? Se ne vada, si vergogni! Davide! L'ha avvelenato! Come cosa? Come si chiama? Come si chiama? Romeo Giulietta! Io ho bevuto tutto il veleno, fino all'ultima goccia, non ho lasciato neanche una goccia per me che mi facesse secca. Cosa faceva Giulietta? Lo bacia. Lo bacia, magari c'è ancora un po' di veleno. Ma che l'hai avvelenato? Magari, era solo essenza di peperoncino. Peperoncino? In effetti bruzza, eh? Achilleuschia, scusa, le sentiresti un pochetto anche a me? Sì. Grazie. Maestro Robbie! Basta Claudio, questa ci ha messo di nuovo la lingua, io non la dico più.